Prosegue il conto alla rovescia che porterà alla definizione dello staff tecnico del Pescara e prima ancora all'ingresso dei nuovi imprenditori nella compagine sociale. A metà della prossima settimana c'è la deadline fissata dal presidente Daniele Sebastiani e l'attesa principale è quella della scelta dell'allenatore, visto che per la figura di direttore sportivo Daniele Dellicarri è già all'opera in attesa dell'annuncio ufficiale. Oramai non ci sono dubbi che il prescelto per la panchina sia Zdenek Zeman, tutto sta nella volontà del boemo di dire sì alla proposta di Dellicarri. Solo in caso di no si virerebbe su altri profili, il principale è quello di Alberto Colombo, che dopo l'ottima stagione a Monopoli vorrebbe una chance in una piazza di prestigio quale Pescara, mentre si assottigliano le speranze di una B. Ascoli e Cosenza sembrano guardare altrove ed ora è accostato alla Carrarese. Zeman, artefice della splendida promozione in A nel 2012, poi le cose sono andate male nella stagione 17-18, che però aveva premesse diverse. Il Pescara, retrocesso dalla A, si portava dietro contratti onerosi ed una rosa abnorme con cui era difficile lavorare. Quel Pescara non entusiasmava, ma furono le frizioni, che il tempo non sembra aver lenito del tutto, con Sebastiani a portare all'esonero, anche se poi le cose peggiorarono con la promozione di Epifani e solo l'avvento del normalizzatore Pillon evitò il patatrac finale. Fermi restando i dubbi avanzati nei giorni scorsi e che lo stesso allenatore potrebbe e dovrebbe valutare, Zeman d'altro canto potrebbe essere attratto dal fatto che su questa rosa invece ci sono margini di manovra ben più ampi tra giocatori via per fine prestito, quelli a scadenza e alcuni baby che saranno ceduti per alimentare il budget, Sorrentino e Veroli in particolare. L'organico andrà in buona parte ricostituito puntando sui giovani. A tal proposito valutazioni andranno fatte su quelli del Pescara, Chiarella e Blanuta potranno avere ancora più spazio, così come Delle Monache, che potrebbe essere ceduto ma comunque resterà in prestito in biancazzurro. E quelli che rientrano dai prestiti, Gennaro Borrelli, Nicolas Belloni, Miloš Bocic, più o meno funzionali al gioco di Zeman. Rientrerà anche un senior come Michael De Marchi e anche in questo caso si verificherà l'adattabilità al progetto tecnico.